registrando. Sta già registrando. A posto. Che cosa gli diciamo a questa intervista fantastica? È stata una bella gara. Le solite cose, le va solite bene. Cose, tutto a posto. Vabbè, bella. Abbiamo devo dare errori. Devo dare, diciamo, un onore a chi corre con queste 106, con queste gomme, perché su, per esempio, macchine come Mini, una Mini o 308 hanno un certo feeling e tutto quanto diverso. Su ste 106 cioè, bisogna avere molto coraggio, e quindi bravi, bravi veramente a tutti quanti quelli che hanno fatto dei bei tempi oggi, almeno finora. Ora stiamo aspettando gli altri e vediamo che succede. Christian, tu? Io voglio dire solo una cosa. Questa gara va fatta. Bravo. Peccato per, tra virgolette, l'organizzazione che c'è, perché non c'è paddock. Ma è una gara che comunque sia va fatta, perché è una bella gara. Arrivi sopra e ti senti soddisfatto, anche se hai fatto ultimo, non un po', però è bello anche esserci. Ti senti il cuore riempito di gioia, come ha detto uno. Ha ragione Leo Grande. Quindi una parte che ti ha emozionato particolarmente della Coppa Sila per te? Questa gara 1. Ci siamo divertiti, ovviamente le scuse ci sono, perché ho sbagliato là, quindi le scuse le mettiamo in mezzo, perché... Va bene, va. Però sei stato qua e sei felice di essere sopra. Bene. Francesco, per te? Per me niente, sono veramente contento, soddisfatto di stare tutti quanti insieme. I problemi che diceva lui sono più che altro logistici, perché magari non abbiamo la fortuna di avere dei grandi spazi, no, dove fare il paddock e tutto quanto, però bisogna venirla a fare sta gara, perché gare che stai 6 minuti in macchina meritano, a prescindere. Qualcuno mi ha detto in Sila faccio 3 gare in 1. Esatto, sì. Io ho fatto 3 gare da ieri a oggi. Infatti sono stanco, per i cubini se venivano qua sicuramente sì. Facevano 4 gare in 1. Bene, grazie. Allora chiudiamo qua, grazie a tutti quanti.